Libia ieri sera è andata in scena la rievocazione dal vivo del momento della firma dell'armistizio. Vediamo. Rievocato a Cassibile il momento della firma dell'armistizio. In un tendone militare allestito per l'occasione in via nazionale di fronte alla scuola, attori e figuranti hanno fatto rivivere la fase finale delle trattative pre-armistiziali che si svolsero proprio a Cassibile. Un evento che cambiò le sorti dell'Italia e del mondo con la firma apposta dal generale Giuseppe Castellani in rappresentanza del generale Pietro Badoglio, presidente del Consiglio dei Ministri del Regno d'Italia, e del generale Baden Smith in rappresentanza del generale Eisenhower, comandante in capo delle forze degli eserciti alleati nel Mediterraneo. Tante le persone presenti alla rievocazione figurata dal vivo della scena del momento della firma. Il cortile della scuola elementare di Via Nazionale è stato il teatro della scena. 6 attori attorno a un tavolino all'interno di una tenda militare hanno interpretato i personaggi veri e propri del momento della firma. Sono stati eccellenti i personaggi a interpretare quei testi storici procurati, scritti per l'occasione, trasformati in battute teatrali dal professore Nunzio Lauretta, da sempre coordinatore scientifico dell'attività convegnistica della promozione culturale del territorio cassibilese. Cassibile appartiene alla storia, ha detto il professore Lauretta a conclusione della rappresentazione teatrale. Dobbiamo essere uniti per poter rivalutare ancora questo momento. Noi lo facciamo da 15 anni e vogliamo che continui con l'istituzione del Museo Etnostorico.